Allora, ragazzi, come superare la fortezza di Dokkaebi? Dunque, la fortezza la trovate in D7 e la riconoscete perché è un grattacielo con delle gru accanto. Dunque, all'ingresso ci sarà un Wilson abbastanza facile da battere. Distrutto il Wilson, prendete l'ascensore. Arrivati con l'ascensore, dovete trovare il modo di superare le pareti. Quindi, o prendete l'inceneritore e fate un bel salto, o altrimenti potete fare accucciare il compagno nell'angolino. Salite sul compagno per poi salire sulla parete. Facendo così potete superare tranquillamente il perimetro. Superata la prima parete, dovete semplicemente fare un po' di parkour, quindi passate dai bancali alle casse, dalle casse alle travi, finché non trovate il boss. Tutto qua. Il boss non sarà mai fisso, fermo, andrà in giro con i droni e una volta scovato lo uccidete e prendete il drop. Tutto qua, è abbastanza easy. Purtroppo il drop è niente di che, però insomma siamo abituati, no? A queste cose. Alla prossima, ciao ciao. Ah, una cosa ragazzi, chi non mette mi piace perde la tomba. Con te fino all'ultimo. Devo ricaricare. Merda! In teoria te fa fa sempre parkour, te fa fa sempre qualche cosa di raggiungerla. Però boh, sta cercata qua. Cambio il caricatore. Ecco, l'ha fatta. Ma che sta lì, ragazzi? Ho detto il video. Ti faccio vedere, ho fatto parkour come dice Gnagni. Oh, Van der Waffe mi ha dato. Se no qui pure guarda, aspetta. Anche Van der Waffe, dai, cambia le ricompense, gnagna. A me adesso ha dato Van der Waffe. Prima dava sempre No, adesso è mediatore. zaino e mediatore. Anche a me.
A me mediatore in maschera.